Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni. Auguri a tutti, ben trovati. Oggi sono ad Aversa, nella bellissima pasticceria di Biagio Martinelli. Mi ci ha portato questo trenino natalizio. Lui, ve lo abbiamo già presentato in una puntata di Cibo e Dintorni, è il realizzatore, l'ideatore della polacca aversana salata, oltre a quella dolce. Sono due dei suoi capolavori che addirittura gli hanno consentito l'ingresso nella guida del Gambero Rosso con una torta, ma con un punteggio altissimo, per cui noi ti auguriamo che presto gli spicchi diventino due, le fette di torta, no, gli spicchi. E poi ha vinto anche un premio per miglior pasticcere dell'anno con la guida del Mattino. Insomma, avete visto dove vi ho portato? In un posto dove si mangiano delle cose meravigliose. Biagio, la polacca forever, però ora è Natale, di che cosa vogliamo parlare oggi ai nostri amici? Del panettone, ovviamente. Wow. quest'anno e stavolta del panettone, ma anche col panettone ti è venuto l'estro creativo e ne hai fatto uno magari diverso? Certo, come no, abbiamo vari impasti di panettone e tra cui abbiamo realizzato anche quello rustico come panettone. Buono! E dei, sì. E dei dolci invece che dei gusti proponi? Dei dolci noi proponiamo varie ricette che non sono gusti, cioè noi non cambiamo la frutta nel panettone, ma bensì abbiamo gusti, abbiamo proprio panettoni diversi. Abbiamo il panettone al cioccolato con una pasta al cioccolato puro, abbiamo il panettone al pistacchio, quindi un panettone proprio di pasta al pistacchio, e abbiamo un panettone di farina integrale, una farina totalmente integrale lavata d'acqua, che è un prodotto molto 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 buono. Senti, ma qualche segreto ce lo potresti svelare? Ok, perfetto, venite con noi allora. Okay. Wow, vi assicuro che con tutta la mascherina questo è quello rustico, il sapore è straordinario. Biagio, perché adesso ci svelerai qual è il segreto di un panettone di grande qualità. Sì, beh, il segreto di un panettone di qualità non è altro che utilizzare materie prime nobili e darci tanto amore, perché è un prodotto che merita amore, e poi avere creatività, insomma, per spaziare, certo, per i gusti, per le ricette e tutto quanto. Tre ingredienti che non sono così scontati. Ma a proposito di ingredienti, io qui vedo che tu ci hai preparato delle ciotole. Dentro cosa c'è? Questi sono gli ingredienti? Questi sono gli ingredienti base per realizzare, diciamo, il panettone. Okay. E l'ingrediente madre è questo, che è il nostro lievito, il lievito madre. Che tu mi dicevi mentre ci preparavamo che veramente va trattato come un bambino, questo, ogni tre ore e mezza. Questo è un bambino a tutti gli effetti, mamma, sì, mia. Questo va rinnovato ogni tre ore e va tenuto costantemente ogni giorno in attività, quindi rinnovato, fatto il bagnetto. E voi usate questo per i vostri panettoni. E poi ci sono... E non solo. Certo. Il resto degli ingredienti base? Gli ingredienti base, quali la farina, una buona farina, certo, di un buon, insomma, azienda, zuccheri naturali, burro di latteria e uova fresche. Senti, questi sono gli ingredienti base per tutti i vostri panettoni, ma poi ognuno prende la sua strada, cioè come funziona? Diciamo che gli ingredienti base sono questi, poi a seconda di cosa uno vuole realizzare, lì poi si vanno, insomma, a dare delle impronte, insomma, diverse. O salate o dolci. Senti, ma nel salato, per esempio, che io qui vedo, poi dopo naturalmente ve lo facciamo vedere anche aperto, perché manca a dirlo, dovremo degustare. Nel salato tu che cosa metti? Nel salato noi mettiamo provolone del Monaco e salame di suino nero, ma non solo, perché nella ricetta, per renderla, diciamo, rustica, salata, abbiamo una percentuale maggiore innanzitutto di sale nell'impasto, abbiamo del pepe per dargli carattere, quindi, nell'impasto, e sostituiamo poi, insomma, una parte degli zuccheri con del parmigiano. Tutte queste cose che mi hai detto vanno mescolate dove? Vanno mescolate nella planetaria, dove si fa un primo impasto il giorno prima, che poi si mette a lavorare. Ecco, questo abbiamo un nostro impasto base che andrà in camera di lievitazione per almeno 12 ore e poi
andremo a rinnovare l'indomani per continuare l'impasto, per aggiungere poi gli ingredienti di quello che sarà il prodotto finale. Senti, perché... ma noi ce l'abbiamo uno da far vedere ai nostri amici che sta crescendo? Sì, abbiamo dei panettoni nella camera, eccoli qua. Questi sono dei panettoni classici con amarene candite, questi qua, che adesso andremo a mettere nei pilottini per metterli in lievitazione e stasera saranno pronti per la cottura. Ecco, noi siamo ritornati dove eravamo e nel frattempo c'è Michelangelo. Che cosa sta facendo Michelangelo? Michelangelo sta pirlando il panettone, diciamo così. Questo è un processo che dà ossigenazione alla pasta del panettone per poi metterlo nel pilottino e metterlo di nuovo in stufa per le sue 6-8 ore di lievitazione per poi essere cotto. Senti, c'è una particolarità che ormai quasi tutti conoscono, ma che mi piace molto sempre ricordare, ed è una cosa che vediamo qui alle nostre spalle, cioè dopo che il panettone è andato in cottura bisogna metterlo a testa in giù. Certo, i panettoni vanno tenuti a testa in giù per una notte, per far sì che il prodotto si asciughi e si assesti. Dopodiché vanno decorati, imbustati per arrivare sulle vostre tavole. Senti Biagio, allora vediamo che cosa può arrivare sulle nostre tavole. Facciamo un taglio sia di questo rustico che di uno di questi meravigliosi al cioccolato. Certo, però partiamo dal rustico. Partiamo dal rustico. Ok, perfetto, vado. Sì. Senti, intanto io voglio dire ai nostri ascoltatori che su alcune tipologie di panettone tu hai una doppia pezzatura, sia quello più piccolo che quello più grande, che mi sembra una cosa interessantissima. E poi che cosa bella, ma questo non è un panettone, sono alcuni buchi con un po' di panettone intorno. La ola, va fatta la ola. Questi sono tutti pezzettini dei prodotti che ci raccontavi prima. Guardate, di provolone e di salame di suino nero, pepe, bellissimo, meraviglioso, semi, il profumo che si esprime, semi di papavero, sì. Vabbè, buonissimo. Magari leggermente riscaldato prima di portarlo in tavola. Assolutamente sì, ma i panettoni vanno mangiati a temperatura calda, no. Qualsiasi. Anche sentite, ma voi ve li immaginate la sera di Natale? Mentre gli altri aspettano invece della solita pizza di Scarol, buonissima, però c'è un coso buonissimo. Già, mi piace moltissimo. E poi, insomma, in chiusura non può mancare il panettone al cioccolato, sì. Ma non è un panettone al cioccolato. Ecco, questo proprio ci tenevo a dire, perché da tempo che, insomma, le persone il panettone al cioccolato, io cercavo un modo per dare il panettone al cioccolato. Ed eccolo qua, il nostro panettone al cioccolato. Cioè, dove? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Tanti pezzi di cioccolato in un panettone? A parte tanti pezzi di cioccolato, ma ecco questo, un panettone al cioccolato, quindi una pasta scura al cioccolato. Anche questo con degli alveoli strepitosi, ha una... bellissimo, bellissimo. Questo è un... sia nella pasta che come inserto, diciamo, del panettone abbiamo utilizzato un cioccolato puro monorigine fondente di una nota azienda. Fantastico. Queste sono solamente due delle meraviglie di Biagio Martinelli, che veramente si è sbizzarrito quest'anno. Un panettone rustico con dei prodotti della provincia di Caserta che sono bellissimi. Riapriamolo, io l'ho un po' toccato e mi dispiace senza guanti, dopo vorrà dire che dopo me lo dovrò mangiare tutto. E poi tutti i vari gusti, perché ce ne sono tantissimi, ne abbiamo nominati solo tre, ma in realtà quanti sono in tutto? Te lo ricordi a mente? Otto, figuratevi. Senti, non ne posso più di questa cuffietta. Andiamo davanti all'albero, così facciamo gli auguri agli amici, certo, di Cibo e Dintorni? Come no. E allora ci siamo, siamo pronti. Fine pranzo, fine puntata. Auguri di buone festività a tutti. Buon Natale, buon anno, buona Befana, insomma, buona vita. Buona vita. Senti, Biagio, ho pensato a una cosa, vediamo se sei d'accordo. Anziché fare il solito brindisi con un buon calice di bollicine, lo facciamo col panettone? Ma dai, un'idea stupenda. Scusi, le spiace, grazie. Ecco, vedi, già me l'ero preparato. Allora, tu quello rustico, io quello al cioccolato, perché ecco, tanto vedere, si però. Sa, e facciamoli vedere, sì. Guardate qua che meraviglia. Noi brindiamo così e voi ci vediamo la prossima volta. Auguri, auguri, auguri a tutti, auguri! Okay.